Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Yasuo e oggi sono qua per presentarvi l'episodio 4 dei giovani talenti da acquistare nelle vostre modalità carriere su FIFA 15. Partiamo subito col primo giocatore che è un terzino destro che si chiama Castagne, terzino destro belga del Genk, 18enne, davvero molto molto giovane ma molto promettente, abbastanza alto, quindi un terzino molto completo che ha ampi miglioramenti, ha ampie possibilità di crescita, quindi un terzino che ho visto poco utilizzare, ma secondo me è un ottimo terzino da poter utilizzare una squadra di bassa classifica o anche di serie B. Come secondo giocatore troviamo un difensore centrale, Interregger, difensore centrale 22enne del Salisburgo. Troveremo tanti giocatori del Salisburgo in questo episodio. Difensore centrale 22enne, davvero molto forte, molto fisico, non molto veloce però molto completo. Un difensore che mi piace assai, un difensore che cresce davvero molto, uno dei più talentuosi del gioco, perciò ve lo consiglio. Passando alle zone calde dell'attacco troviamo Massimo Bruno, esterno destro che però può fare anche l'esterno sinistro e il trequartista, giocatore belga, molto molto giovane, molto talentuoso, giocatore che mi piace davvero molto, peccato per le tre stelle di mossa abilità perché sennò sarebbe davvero un ottimo giocatore visto che comunque supera gli 80, gli 85 con una facilità assurda. Quindi un giocatore che vi consiglio molto, giocatore molto simile è anche il suo compagno di reparto e compagno di squadra Lazaro, esterno sia destro che sinistro, che può fare anche il terzino destro, quindi giocatore davvero molto molto duttile, molto giovane però già con statistiche davvero molto alte, ha anche le 4 stelle di mossa abilità, quindi con lui si può anche skillare abbastanza, giocatore che anche lui cresce davvero tanto, squadra Red Bull di Salisbaglio, attaccante che però può anche essere schierato in un tridente come ala sinistra, che poi con le sue quattro debole può sia andare col sinistro e crossare che accentrarsi e tirare con il suo ottimo destro, che però migliora con il passare degli anni. Detto ciò, spero che l'episodio vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, se non siete già iscrivetevi al canale, dimostratemi tutto il vostro supporto con un commento magari qui sotto consigliandomi anche voi qualche giovane talento, oppure dicendomi se i talenti che vi sto consigliando vi sono utili per le vostre modalità carriere. Ci vediamo prossimamente con un nuovo video, magari anche domani con un altro episodio dei giovani talenti. Qui è tutto da Yas, bella ragazzi.